Ciao a tutti e bentornati da Bear Strong. Quest'oggi vi parlo di un film che già quando uscì il trailer mi incuriosì. Poi ha avuto le nomination ai Golden Globe. Ok. Poi però vi ha anche vinti determinati Golden Globe. Attenzione. E poi 10 nomination agli Oscar, in attesa di vedere se se ne porterà a casa qualcuno. Quindi il mio interesse verso questa pellicola è andato a salire. Una pellicola che sembra molto promettente. E quindi andiamo subito a parlare del film 1917. Diretto da Sam Mendes, che tra gli altri ha diretto Skyfall, probabilmente il film più apprezzato degli ultimi di 007, e parla di una storia di guerra, la storia di due ragazzi che devono fare qualcosa di quasi impossibile, ovvero avvertire un battaglione di una possibile trappola, quindi devono cercare di avvertirli il prima possibile perché ci stanno per andare a finire, e rischiano di morire 1600 soldati, e tra questi c'è il fratello di uno dei due protagonisti. Questa è la trama di fondo di 1917, un war movie che sembrava molto promettente già dal trailer e dall'incipit di base. Se ci mettiamo anche che è girato col piano sequenza, che io ho apprezzato molto in Birdman, il gioco è fatto. Non vedevo l'ora di scoprire come veniva gestito il piano sequenza in un war movie. Ebbene ragazzi, è fondamentale, riesce a immergerci del tutto nella guerra e soprattutto non mi aspettavo una presenza così costante da parte dei due ragazzi. Naturalmente, essendo un piano sequenza, noi soprattutto seguiamo loro, che sono i veri protagonisti della vicenda. Quindi è sì un film di guerra, ma non il solito, perché è una storia dentro la guerra. La storia di questi due ragazzi che sono amici, che devono cercare di fare una cosa importantissima. Questo avvertimento è fondamentale perché, come già vi ho detto, rischiano la vita un sacco di persone e i due protagonisti sono anche attori abbastanza sconosciuti, perché i due attori rilevanti sono Colin Firth e Benedict Cumberbatch, che hanno delle parti molto di contorno rispetto ai ruoli dei due ragazzi. Si vedono, però non tantissimo. Quindi sono stati messi, forse non dico per fare numero, però come chioccia magari per i due ragazzi. Andiamo al film in sé. Dal punto di vista tecnico è semplicemente impressionante. Il piano sequenza ci immerge in questa guerra in una maniera incredibile. Riusciamo a vedere tanti particolari delle conseguenze, degli orrori che provoca la guerra, tramite questo piano sequenza che fa trascorrere queste 2 ore lisce come l'olio, non pesano affatto, e questo va dato anche al sonoro. Il sonoro è fantastico, la colonna sonora, le musiche sono fantastiche e secondo me dal punto di vista di questo comparto qualcosa a casa se lo porta, se no è uno scandalo. Poi abbiamo, come già vi ho detto, la regia e la scenografia pure molto bella, anche perché vediamo diversi scenari durante la pellicola. Non sono monotoni, si vanno differenziando durante il percorso. Quindi è un film che mi è piaciuto veramente tanto. Non è il classico film che si limita a raccontare, la guerra, ma abbiamo comunque questi due ragazzi che impariamo a conoscere perché giustamente, sono amici e parlano e chiacchierano durante questo viaggio, naturalmente con cautela perché siamo sempre in guerra, ma è quel tanto che ci basta per affezionarci a loro, conoscerli il giusto. E quindi, secondo me, è da vedere, assolutamente da vedere, anche per chi magari non è tanto amante di questo genere, perché soprattutto come viene girato questo film, col piano di sequenza, permette un'immedesimazione ulteriore rispetto agli standard, perché magari la storia, dico, la storia di fondo c'è, come vi ho detto, però magari passa un po' in secondo piano grazie alla tecnica di questo film. Cioè,
noi comunque, ok, alla fine loro devono arrivare da un punto A a un punto B, ma la parte centrale è fantastica, ma anche l'inizio e la fine, cioè, è tutto fatto molto bene e montato bene, grazie soprattutto al sonoro e alla regia che ci permette di vivere più dall'interno il tutto. E questo è fondamentale anche per far scorrere il film liscio come l'olio, come vi ho detto. Quindi, ragazzi, infatti, per chi ha visto le previsioni, probabilmente io cambierò qualcosa in corso d'opera. E a 1917 do un bel 8 e mezzo. Ebbene sì, secondo me è un film imprescindibile di quest'anno. Sono stato molto molto felice di andarlo a vedere al cinema, di esserlo andato a vedere al cinema perché mi sarei perso un filmone. Quindi complimenti a Sam Mendes che ha fatto un lavoro mostruoso. Ma anche gli attori nuovi non mi sono dispiaciuti. E già, come vi ho detto più volte, a livello tecnico mi ha veramente sbalordito. Detto questo, fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate. Per voi, se de deve vincere qualche Oscar, secondo me, come vi ho detto, la mia. Quindi fatemi sapere giù con un commento. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto. Condividete per far conoscere il mio canale, i miei video ad altre persone. Attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui video che caricherò sul canale. Mi raccomando, è importante. E lascio il link della mia pagina Facebook e Instagram giù in descrizione. Detto questo, io vi rimando al mio prossimo video. Ciao!